scolastica travagliata, perché devo dire che mi sono sempre piaciuti, la scuola generalmente mi è sempre piaciuta, mi sono piaciuto molto di più quegli insegnanti che avevano un modo particolare magari di trasferire conoscenze che mi incuriosivano particolarmente. Ma al di là di una leadership che insomma ce ne sarebbe da dire, ma ritengo che la cosa per noi molto molto che soddisfa maggiormente è la possibilità comunque di restringere le distanze, toglierle, farci vedere per quello che siamo, perché comunque, che piaccia o meno, noi siamo altamente responsabili dei messaggi che passiamo alle nuove generazioni. Quindi per me, io personalmente mi sento molto molto responsabile nei confronti di ogni bambino, perché mi rendo conto che attraverso certi miei atteggiamenti o parole potrei dare alcune comunicazioni, ingigantire magari qualche valore importante e allo stesso tempo magari correre il rischio anche di dare qualche disvalore. E da questo punto di vista non ce lo possiamo permettere, perché tutti noi, non solo le agenzie educative, hanno il compito di veicolare i migliori messaggi possibili. I tifosi sono fondamentali da un certo punto di vista, perché non dobbiamo solo vederli sotto il profilo dei supporters, quindi di quelli che vengono a vedere perché sono innamorati magari di una squadra di calcio piuttosto che di un altro sport, quanto pensarli e vederli come quelle persone che ci possono mettere nella condizione di esprimere le nostre qualità, perché c'è fiducia, perché si sta creando attorno un ambiente secondo me importante, che è la stessa cosa che dobbiamo cercare di fare noi con i bambini. Il progetto è quello di riportare i ragazzi all'interno dei campi di calcio. Ormai oggi viviamo in una società dominata dai social, quindi l'obiettivo della Commissione è proprio quello di riportarli in strada, così come abbiamo fatto noi e come hanno fatto i nostri padri. Viviamo in un mondo dove la pay TV ormai domina il concetto di partita di calcio. Ecco, l'obiettivo della Commissione è quello di riportarli allo stadio, quindi il miglior sponsor è il Crotone, soprattutto dopo il miracolo dell'anno scorso. Ecco. L'obiettivo è anche quello di vedere i ragazzi della provincia allo stadio di Crotone. Bene, i crotonesi riescono sempre a riempire la curva e a dare gioie anche ai giocatori che assistono allo spettacolo della curva. Però sarebbe bello portare anche la provincia all'interno dello stadio.